allora il contesto, il dolore nascosto è quello che vivono i figli di persone con disturbo mentale. Quindi questo lavoro nasce è frutto della mia ricerca che ho effettuato durante il corso di laurea magistrale in pedagogia. Voleva essere unire quelle professionalità che stavo raggiungendo come pedagogista alla mia esperienza personale e quindi potesse essere la testimonianza dell'unione di queste caratteristiche e che quindi poi potesse aiutare i professionisti che si occupano della salute mentale ad avere più strumenti per parlare e aiutare nello specifico chi vive questa situazione, quindi bambini e ragazzi che sperimentano queste problematiche. Per questo lavoro è stato necessario partire dal dolore, dalla sofferenza, per poi andare nelle storie delle figlie che ho incontrato, in modo che fossero proprio il loro vissuto con le loro parole, i loro bisogni espressi. Proprio dare voce, esatto, proprio. quindi era un dare voce. Infatti nel libro è contenuta anche tutta la parte finale con le interviste in modo integrale, perché una cosa che era davvero importante era il dolore nascosto, che non, in modo che non dovesse più esserlo, ovvero parliamone, perché è importante parlarne, perché si può parlarne con le dovute modalità, in modo che ci siano sempre più strumenti, sempre più possibilità di lavorare insieme, fare rete e costruire quello che poi diventano dei percorsi che possono aiutare veramente, perché quando invece le cose rimangono purtroppo col tabù, lo stigma nell'ombra, più nascoste, invece purtroppo c'è poi tutta la difficoltà. Quindi ecco, il lavoro in sé ha tutto questo senso che poi comunque si collega con il lavoro di cui due parole per presentare anche comic, di cui noi ci occupiamo, cioè noi ci occupiamo appunto di fare sensibilizzazione e informazione in modo che si dia importanza alla prevenzione in ambito di salute mentale, perché anche dalla ricerca emerge quanto sia importante per avere gli strumenti per poter prevenire e anche quindi anche noi siamo molto orientati verso il lavoro nelle scuole, che è assolutamente un punto di partenza decisivo quando si tratta di lavorare proprio con chi vive la problematica ed è giovane ed è quindi non ha ancora la possibilità di essere autonomo, perché da adulti noi le nostre storie le abbiamo successivamente rielaborate con grande fatica, ma andare a lavorare con i bambini nel momento in cui sono ancora vulnerabili è assolutamente fondamentale, perciò questo è un ulteriore spunto su cui noi lavoriamo per poter ecco, essere incisivi da questo punto di vista. Vi invito anche a seguirci sulla pagina Facebook se volete rimanere in contatto con il lavoro che facciamo, la pagina è Comip, figli genitori con disturbo mentale. Quello che diciamo, emerge dal racconto sono tanti gli spunti di riflessione, perché l'hai anche esplicitato lei in maniera molto chiara. È un volume ricco proprio di contenuto rispetto al concetto della rete, quindi quello che è la condivisione e la costruzione strategica di azioni condivise e coordinate tra operatori, famiglia, ma c'è anche l'elemento diciamo, chiave che sta un po' dietro alla problematica, cioè il tabù, cioè la difficoltà ad esternalizzare, a parlare, che non è solo ed esclusivamente della persona che ha il problema di disturbo mentale e poi dei figli che appunto vivono in un contesto magari difficile, ma anche il sistema stesso che magari non facilita questa condivisione, questa relazione diretta per, come dire, per gestire in maniera più
abbattere questo stigma sociale, questo tabù che impedisce di poterne parlare serenamente e tranquillamente, perché noi con Comic lo diciamo sempre, la salute mentale è un bene prezioso che ci riguarda tutti, non solo chi arriva ad avere un problema patologico, che poi in realtà il problema patologico arriva se non si affrontano delle cose prima, quindi chiaramente anche lì prevenzione, perché così poi riusciamo a non arrivare quando la situazione è già troppo grave. Perciò ecco, un altro dei lavori importantissimi è senz'altro questo: la salute mentale è un bene nostro, di tutti noi, ci riguarda tutti e deve essere messa allo stesso piano della salute fisica, perché quando siamo per la salute fisica non ci si vergogna a dire che lo si ha e a cercare di curarlo. Quando si ha un problema di salute mentale invece tutto come se tutto cambi, quando in realtà è sempre la dimensione della salute, ma per definizione stessa l'OMS lo dice chiaramente, la salute è un benessere sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi entrambe sono contemplate nella salute per essere completa, quindi chiaramente è importante che tutti noi riusciamo a prenderci carico e responsabilità della nostra salute mentale come bene prezioso di tutti, quindi come comunità, come società, prendercene cura insieme senza avere più questa vergogna o colpa, come se fosse una colpa, no? Che non è assolutamente così, anzi è un orgoglio poterne parlare, perché il fatto di prendersi carico della propria salute mentale ti rende un individuo migliore, che può migliorare se stesso e la collettività, e quindi puoi avere relazioni più sane che possono portare a tutta una serie di ricadute positive. Quindi è tutto un percorso che poi va a essere enormemente di guadagno per tutti, quindi chiaramente è un'altra delle cose su cui noi diamo molta importanza. Ecco. Ti ringrazio moltissimo, grazie.